Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria. Oggi è il 28 gennaio 2020. Mi trovo qui in via Migliara di fronte alla boutique Anfossi. Bene, adesso entro dentro e avremo un'intervista con il responsabile, signor Anfossi. Ci troviamo nello studio del signor Romano Anfossi, un personaggio che a buon titolo possiamo definire una figura storica nel panorama cittadino, sia per l'attività imprenditoriale sia per i tanti buoni suggerimenti che in passato ha regalato alle varie amministrazioni che si sono succedute. Ecco, noi con questa piccola intervista vorremmo che il signor Anfossi facesse una panoramica sulla nostra città, sul presente e le prospettive future per una città che sembra molto in difficoltà. Beh, naturalmente Alessandria è tristemente in declino, ma questo sta avvenendo già da molto tempo. In tema di attività imprenditoriali c'è stato probabilmente un parziale sviluppo nel mondo industriale, sicuramente non nel mondo commerciale. La colpa c'è, le colpe ci sono, molte sono le responsabilità, non sono qui a discutere di quelle perché non sarebbe neanche forse né utile né costruttivo. Sarebbe importante che dalle esperienze negative nascesse qualche cosa di utile. Io ho passato la mia vita a suggerire, a proporre progetti di ogni tipo e natura, non sono stato purtroppo ascoltato, non voglio dire che adesso questo stato di cose è conseguente dell'inattività totale delle persone, ma mi permetto di dire che sono gli uomini che fanno la storia e quindi probabilmente Alessandria non ha avuto la fortuna di trovare persone che hanno voluto lasciare il loro nome, la loro impronta nella storia. Per cambiare il destino di Alessandria si può, basta non avere soltanto delle ambizioni di palcoscenico, ambizioni politiche, ambizioni che vanno a guardare il denaro è soltanto una vanagloria. Se uno ha voglia di cambiare il destino di Alessandria si può, ci vogliono delle persone di buona volontà. Sì, dunque ha introdotto il tema che, della domanda che ne voglio fare, cioè è abbastanza deprimente passare e passeggiare in alcune vie in questo momento della città, non so, via San Giacomo della Vittoria, è praticamente un cimitero di esercizi chiusi. È molto deprimente, fa male alla città, fa male anche al cittadino che si trova in una specie di deserto quando qualche tempo prima invece era una via vivace, piena di attività. Lei ha detto che è solo questione di persone e che abbiano un impegno che non è solo da palcoscenico o da vetrina. Concretamente, cosa si potrebbe fare per rilanciare il commercio in Alessandria? E in questo aggiungo un'altra domanda. Si parla tanto della ZTL. Quindi è una seconda domanda che però compenetra nella prima. Potrebbe trovare degli agganci nella prima. Cioè, che cosa ne pensa anche di questo dibattito? Allora, quali potrebbero essere le iniziative, secondo lei, concrete, anche fiscali, economiche, imprenditoriali, e che cosa ne pensa? Ecco, questa è la mia domanda. Lei ha toccato un argomento importante. Quali sono le idee per la città? Perché senza idee, senza progetti, non si va da nessuna parte. Ora, innanzitutto bisogna partire da una filosofia, quindi uno deve stabilire quale deve essere la filosofia del futuro della città, su quale direzione quindi incamminarci, quali sono le progettualità da prendere in considerazione e anche se difficili, complesse,
perché ci vuole un grande progetto, non si può andare avanti con delle piccole cose. La festa del sedano piuttosto che della salsiccia non ti cambia il destino di nessuno. Noi abbiamo bisogno di una progettualità grande che coinvolga tutto il territorio, ma questo lo dico perché io ce l'ho, perché sono ormai troppi anni che propongo, dopo l'avventura Marengo nel 1981, evidentemente io non ho smesso di pensare al futuro di Alessandria, sono ormai tanti tanti anni, che ho ad esempio programmato un cambio radicale di tutto il territorio con un plastico tridimensionale animato multimediale che coinvolge tutto il territorio di Alessandria, perché soltanto nella sinergia che si può cambiare il destino della nostra città. Alessandria da sola non ce la farebbe, sarebbe senz'altro il volano, il punto di partenza di questo grandissimo ciclopico progetto che sicuramente al momento è l'unico esistente. Se ne vengono fuori tanti altri, ben venga. Commercio, turismo, è un progetto che richiede ben più dei minuti a disposizione. Ho già fatto una presentazione pubblica qualche anno fa alla Camera di Commercio in via San Lorenzo, ma è un progetto che sta procedendo almeno da parte mia su diversi fronti, pur non trovando quel calore indispensabile a taluni livelli che potrebbe cambiare forse anche più intensamente e rapidamente il corso delle cose. Però cambia radicalmente, può cambiare la vita di Alessandria fondamentalmente, anche perché noi abbiamo bisogno di non dimenticare che a noi servono volti nuovi e denaro fresco. Se noi non portiamo della gente nuova e del denaro nuovo, quindi gente in più, noi continuiamo a riciclare quei quattro soldi che arrivano e sempre di meno. Perché adesso anche con due centri commerciali, uno di qui e uno di là della città, ha bloccato l'ingresso in città ancora di altre persone. Lei non deve dimenticare che lì si fermano, magari che spendono tanto poco, ma si fermano. E il fermare della gente in una città che non ha già motivi di attrazione, ed ecco quindi l'isola pedonale. L'isola pedonale va bene nel momento in cui una città ha dei motivi di attrazione perché la gente venga. Ma se non ci sono motivi per far venire la gente nella città, ma chi è che si fa la strada a piedi per delle strade senza negozi ormai più importanti, di qualità come avevamo un tempo? Siamo rimasti quattro gatti in croce, gli altri sono delle catene che può trovare in qualsiasi città e da qualsiasi parte. Un'isola pedonale ha significato nel momento in cui ha o dei negozi di attrazione o ha dei musei, o non so, non abbiamo né il Colosseo né gli Uffizi per andare per venire nel nostro centro. E per venire nella nostra città e camminare dobbiamo in questo momento adattarci, che ci piaccia o no, che le macchine abbiano ancora una comodità d'ingresso per lasciarci quei quattro gatti che ancora vengono. Perché lei prima mi citava via della Vittoria. Sì. Oggi sono rimaste quattro vie, via Migliare, via dei Martiri, via San Lorenzo e Corso Roma. E mi dispiace che sia finita anche la storia di via Dante. Sì. Perché purtroppo, ma mi dispiace, lo dico con dispiacere, perché io vado bene come città nel momento in cui tutto un centro funziona. Quindi che hai citato via della Vittoria, ben venga, ben ritornino delle vie con la loro vitalità, ma perché questo avvenga bisogna che la gente venga. Perché la gente venga deve creare delle ragioni perché venga, e non sono. I negozi possono esserci, proliferare. Se c'è una venuta di persone, una volta avevamo l'entroterra Ligure, avevamo la Lomellina, avevamo mille cose che venivano, mille persone che venivano in più, sì. Centinaia, avevamo motivi per venire. Oggi non esistono più. Non li ma abbiamo. Perché era attrattivo il centro? Ma certamente avevamo dei motivi di attrazione e poi avevamo una vitalità economica e poi avevamo, poi non dimentichi, 40-50 anni fa eravamo 100.000 abitanti Alessandria e tutti alessandrini, oggi siamo 94.000 di cui 14.000 sono stranieri, con tutto rispetto, mi va benissimo, ma non hanno usi, costumi, abitudini, sì. E quindi conseguenzialmente nei consumi e nelle abitudini si allontana da quella che è la nostra economia, non per niente le città, la città, e già che i padroni di casa se lo ricordino, che il giorno in cui si ritira sempre di più, la gente di Alessandria se ne va, noi avremo sempre un abitante straniero nel cuore della città, cosa che non è mai avvenuto. Ben vengano se vogliamo, ma le nostre abitudini sono diverse dalle loro. Quindi, dopo questa sua accurata presentazione, il risultato è questo, che purtroppo negli ultimi 20 anni la città si è anche desertificata per via di questa politica scellerata di
creare intorno alla città, sì, questi centri, supermercati, questi centri commerciali. E, no, la desertificazione è anche conseguente forse a una mancanza di un'economia forte, trainante, convergente, che possa portare o invitare abitanti a venire ad abitare ad Alessandria piuttosto che andare ad abitare, sì, abbiamo anche il problema dei parcheggi, delle piazze. Ma quello sicuramente, secondo me, guardi, io per Piazza Garibaldi è un progetto importantissimo che io l'ho offerto gratuito al comune, non mi hanno neanche risposto, però io ce l'ho. Beh, anche proposto, ricordo, una decina di anni fa, aveva proposto un corridoio d'accesso al centro. Ma io proposto una copertura mobile delle vie, che è una cosa unica al mondo, se è solo per quello. Ma Piazza Garibaldi è un progetto importantissimo, certo, per cambiare, ma anche quello la si deve sfruttare con un progetto che duri molti mesi nell'anno. No, le cose che sono fine a se stesse non servono a nessuno. Noi abbiamo bisogno di progetti che creino volano di attività. O capiamo quella filosofia, perché ci vuole una filosofia in funzione alla quale bisogna costruire una regia, si ricordi, ci vuole una regia, poche persone che facciano, che organizzino, che mettano insieme un futuro, ma ci vuole una regia con delle sottoregie. Se non ci si mette intorno al tavolo a lavorare, pochi ma buoni, come si suol dire, buoni, le ho detto, i buoni non devono avere 10 lauree necessariamente, devono avere non voglia di diventare a tutti i costi qualcuno. E allora, se ce la fa a trovare delle persone che vogliono dare qualcosa di sé agli altri, è l'altruismo che è quello che è la forza, è il motore che mi ha spinto. L'amore anche per la città. Volevo, concludendo, mi sembra di aver capito il nucleo del suo ragionamento. Intanto, nelle sue parole viene sottesa anche il fatto, quando parla di progetto, di globalità, qui effettivamente non è solo un problema del commercio, è un problema della città anche nella sua, come dire, aspetto industriale e di posti di lavoro, che una volta c'erano e adesso ce n'è sempre meno. Perché quando manca il lavoro, manca una possibilità di avere del denaro, e il denaro è necessario perché il commercio parta e si riprenda e comunque vada. Quindi il problema, mi pare di aver capito, oltre agli uomini, la progettualità, la globalità del progetto, la sinergia, secondo me la intendeva e intende, sono sicuro che intende anche la mancanza della struttura industriale che una volta Alessandria offriva, perché lavori ce n'è sempre di meno, fabbriche, opifici, artigianato ce n'è sempre di meno, e il denaro derivava proprio da queste attività, e il denaro poi veniva poi distribuito nelle attività commerciali, nelle attività... Comunque, guardi, mi creda, io il mondo industriale non voglio affrontarlo perché fa già fin troppo, magari sotto taluni profili, ed è anche difficile trovare della manodopera specializzata, trovare della manovalanza comune, ma di qualità è difficile. Io ricordo già dei tempi, io vado indietro nei decenni, sono stato per tantissimi anni in commissione ufficio di collocamento, e persone di qualità ce ne erano già poche anche allora. Ancora oggi è molto difficile trovare della manovalanza qualificata. Quindi non è tanto il mondo industriale, ma noi non dobbiamo dimenticare il terziario, visto che se ne parla ormai e ci si riempie la bocca con quelle parole lì, ben venga. L'enogastronomia è trainante, la cultura può essere determinante, un insieme di cose legate a questi mondi che io non le sto adesso a sviscerare perché andremo troppo lontano. In quel mio plastico tridimensionale c'è tutto, se vuole. Ma non è solo quello, ho mille altre cose, progetti, programmi, di idee, ma bisogna averne voglia di fare e avere il coraggio di affrontare le cose importanti. Dimentichiamo, ripeto, la festa della salsiccia e della polenta, ecco. Finiremo per fare le bancarelle che ogni tanto facciamo dal Gagliaudo andare là, che fanno pena. Noi non risolviamo assolutamente il futuro di Alessandria, noi dobbiamo metterci in testa che solo delle grandi idee lo fanno. Non abbiamo i soldi,
facciamo in modo di ammucchiare i soldi per fare quelle cose lì, altrimenti non andremo mai da nessuna parte, continueremo a piangerci addosso o comunque a criticarci, perché la dissacrazione alessandrina, ma chi calè, se cuscozze che il vo, ormai ne abbiamo da vendere, e allora con quella storia lì tutto si ferma. Allora se noi vogliamo che tutto si fermi, rimaniamo così, moriremo lentamente. Va bene, allora a questo punto ringraziamo veramente per la disponibilità, ma soprattutto per le parole molto schiette e i concetti estremamente diretti che ci ha dato. Espressi con passione e con voglia di fare per la nostra città, voglia di proporre per la nostra città. Le suggestioni che ci ha suscitato. La ringraziamo molto, signora Fossi. Grazie, signora Fossi. Arrivederci. Mandati un po' più di 10 minuti.